al Circolo a Ternino di Pescara, una due giorni di rassegna dell'editoria abruzzese. Oltre 20 editori proposti e tanti gli autori, tra nuovi talenti e pubblicazioni di nomi già noti a livello nazionale. Giunta alla 24esima edizione, l'evento vedrà l'alternarsi di presentazioni dei libri proposti dalle 16 alle 20 del 23 e 24 settembre. Sono appena rientrata dalla Sardegna, dove si è tenuto un forum dedicato all'editoria regionale in Italia, dove ho scoperto che la nostra associazione è la seconda nata in Italia, quindi questo è anche motivo di orgoglio. Ogni anno all'interno della rassegna dell'editoria abruzzese presentiamo le novità editoriali delle case editrici associate, e in due giorni quest'anno abbiamo anticipato i tempi, invece di organizzare la rassegna nella prima settimana di dicembre, abbiamo anticipato a settembre, quindi due giorni dedicati alle presentazioni letterarie di tantissimi autori, oggi e domani dalle 16 alle 20. Il prossimo appuntamento con la nostra associazione sarà per il premio dell'editoria abruzzese, che si terrà il 17 dicembre prossimo qui a Pescara. Occasioni per conoscere nuovi talenti e promuovere la nostra regione Abruzzo. Assolutamente, assolutamente. Sono tantissimi gli autori che si appoggiano, brutto utilizzare questo termine, agli editori di questa regione, ma non sono solo autori regionali, perché ogni casa editrice ha autori a livello nazionale, però sicuramente, tornando alla rassegna dell'editoria abruzzese, è un'ottima vetrina per promuovere quelle che sono le novità editoriali.